Oggi negli studi di Radio PNR con Roberto Diana, Tri Nguyen, due musicisti internazionali sia per provenienza, perché Tri arriva dal Vietnam, sia per carriera musicale, entrambi hanno viaggiato per il mondo con la loro musica e che sono a Tortona perché entrambi sono in qualche modo legati a questa città e alla figura del maestro Lorenzo Perosi, scopriremo perché, ma direi di cominciare a conoscere questi due artisti dagli strumenti che vediamo alle loro spalle, gli strumenti che porteranno anche all'interno delle registrazioni del Perosi Project e che hanno delle caratteristiche molto particolari. Allora, incominciamo magari a presentare questi due strumenti. Inizio io. Ciao a tutti, prima di tutto. Allora, oggi abbiamo due strumenti con noi, alcuni di quelli che utilizzeremo in queste sessioni di registrazione. Abbiamo la Weissenborn, che è uno strumento dei primi del Novecento, uno strumento che ha origine dalla chitarra hawaiana, dalla lap steel, e poi il signor Herman Weissenborn, che si era trasferito a Los Angeles. Nei primi del Novecento aveva creato questa versione acustica. Nei primi anni 90 Ben Harper l'ha riportata un po' in auge. Io l'ho scoperta diversi anni fa, arrivando in realtà dalla lap steel, e poi ho iniziato a utilizzarla nella mia musica, quindi tutto molto lontano dalle Hawaii, dal blues, dal folk, che magari tendenzialmente è quello in cui viene utilizzata. Utilizzando un po' anche nella musica tradizionale sarda e facendo un po' di fusioni. E adesso nel Project Perosi abbiamo miscelato anche questi strumenti un po' particolari per ricreare un po' questo progetto che poi ti racconteremo. Well, it's in Vietnamese. It's called the dang chan. You can say dang chang, and in English, it's going to be the Vietnamese zither. The instrument is about 1,000 years old in Vietnam, and it was imported from China. And it's the cousin of the guqin in China. You may have heard of the koto, which is another cousin. It's of the same family, but the Vietnamese dang chang is. The way we play the dan chang and way we tune and the strings are completely different, and so this is an opportunity to discover what it is, because a lot of people would say, "Is this a koto?" and said, "No, it's not a koto, it's a dan chang." So I'm really glad that to be able to show to people what this instrument is and to work with other artists from around the world. I'm really happy to work with Roberto on this project because we just rehearsed before coming to the studio and we had really a good time. Beh, direi che questo progetto già ci porta delle novità, ci fa scoprire anche degli strumenti musicali che non sono così diffusi. E a Roberto chiederei proprio di spiegarci che cosa possono c'entrare degli strumenti musicali così diversi con Lorenzo Perosi. Allora, l'idea iniziale proprio di questo Project Perosi era quello di portare un po' la sua musica, che mi ha sempre affascinato, soprattutto per le cellule melodiche che utilizza, il tipo di melodie che lui creava, e che non sviluppava appieno, ma teneva lì queste bellissime melodie e dopo passava subito a un'altra cosa. Questa cosa mi ha sempre affascinato. Lui comunque alla fine era un musicista che ha girato il mondo e che ha sicuramente assorbito diverse influenze anche da quelle esperienze lì. In particolare anche ottobre scorso avevo presentato Le 5 ore di Londra, che già raccontano un luogo lontano da Tortona, da un certo punto di vista, soprattutto magari in quel periodo. Quindi l'idea era quella di prendere un po' queste melodie e rivisitarle. Con le sonorità proprio differenti che provengono da diverse parti del mondo. Secondo me si adattano molto bene a questo tipo di ricerca sonora, perché
Project Perosi è un progetto di fusione di incontri, quindi parliamo anche del vostro incontro. Come hai conosciuto Roberto e perché hai deciso di farti coinvolgere in questo progetto? Well, it's a long story. We Yeah. met. I think that's what music is about, because we haven't met before. We were in touch, and it was during the Grammy season. Roberto had his CD album, Raigas 2, right? Is that Yes. right? Submitted, and I had my album, Beyond Borders, submitted, but we were in different categories. He was in instrumental, is that Yes, right? And I contemporary. was in world music. And we both made it to the first ballot. And so during that time, of course, well, we were in touch with all kinds of musicians and all over the world. And I remember that I was in Vietnam when we finalized because the voting season began in August. Yes, and And then it finished in October, yeah. is that right? And I was in Vietnam. I was on tour in Vietnam. But I had to work after the concerts because we were in touch with all, the musicians in all over the world. And there was something special going on. We met yesterday, but we Officially, yeah. officially, but we were on the phone, we were on Skype, we were on WhatsApp, and we chatted all the time, and we started to discuss how we were going. So of course, Roberto practiced, and he was on his side, and I did the same thing, and we exchanged scores, and there we go, and we've played together the first time this morning, and it's cool, it's really cool. We enjoyed a lot. Yeah. Ecco, Tri è qui perché state registrando una sessione di Project Perosi che diventerà un progetto quindi discografico che sarà poi anche lanciato online. Come prosegue poi questo progetto? So che ci sono anche molti studi di registrazione coinvolti, così come molti musicisti internazionali. Sì, allora, è sempre un lavoro un po', diciamo, si pianifica sempre tutto, poi alcune cose cambiano durante i lavori, però l'idea attualmente è questa, proprio di coinvolgere diversi dei musicisti che ho incontrato nei miei percorsi musicali, sia in Italia, all'estero, negli Stati Uniti, in Inghilterra, e anche alcuni di questi studi di conseguenza. Quindi ci saranno, sì, diverse tracce che verranno suonate con diversi strumenti. Un nome che mi viene in mente adesso è Jeff Lewis, che è il trombettista di Michael Jackson. Avevo lavorato con lui a Los Angeles tanti anni fa, abbiamo lavorato in diversi dischi insieme, e anche lì mi piaceva l'idea di coinvolgerlo per l'approccio musicale che lui ha normalmente nei progetti in cui abbiamo lavorato. Poi ci sono altri musicisti californiani coinvolti, percussionisti. Alcuni che hanno anche lavorato nel mio disco, Raigas Volume 2, e diverse cose così. E vorrei chiedere ad entrambi un'opinione. Spesso la musica classica, nel caso di Lorenzo Perosi, poi ancora di più perché si parla quasi solo della sua musica sacra, no? Viene considerata come la forma più alta della musica che non può essere contaminata in alcun modo. Voi state facendo tutt'altro, quindi qual è l'approccio con questo genere che entrambi Sì, avete? beh, ne parlavamo ieri, tra l'altro, di questa cosa. Per me, io parto sempre comunque da una base di rispetto in generale quando mi approccio a un brano di qualunque artista, che sia anche un suo brano, che magari tendenzialmente compone più world music, ma anche lui ha degli studi classici. E quindi la mia idea è sempre partire con un po' di rispetto, ma anche con un po' di idea di stravolgere queste cose, quindi non mi sono mai posto il limite e musica classica e musica folk, rock, pop. Per me è semplicemente musica. Poi è chiaro che vengono stabiliti dei generi, delle categorie, delle cose, ma il mio approccio perlomeno è questo qua: più mi piace quel tipo di melodia. Allora lavoro su quello, mi piace quell'armonia che utilizza e la porto nel mio mondo, alla fine è quello che cerco di fare. I think the music is music. The
The thing that that's important in music is you have to be able to relate to a certain kind of music. And if you cannot relate to that certain kind of music, the job of the musician is to bring that music to the listeners. And sometimes people would come to, you know, especially in my case, where people don't know much about Far East music or Vietnamese music or the Dan Trang. My job is to make them be able to relate to that kind of music, but in but not just like going to a show just once a year and it's a festival, it's interesting, but when they come home, they just forget about the music. What I try to do is, if they come to the concert, to my concerts, when they go home, they're interested and they're curious to find out more. And what we're doing together is to bring music that people may not know about very much yet. But if we can bring that music out and for people to relate to that kind of music, and I think it's part of a musician's duty. Project Perosi lo farà seguendo la sua strada. Ci sono ancora appunto delle recording session da fare, poi ci saranno delle date live, perché mantiene anche una dimensione live, un disco fisico. Ecco, al di là di tutto questo, quali sono invece i vostri progetti personali? Oltre a questo, stiamo lavorando anche a qualcosa in duo, quindi per portare live sia Project Perosi che anche alcune cose nostre, dei brani miei, brani suoi rivisitati con insieme alcune cose originali. Stiamo studiando un po' di cose che nei mesi successivi vedranno luce. Oltre a quello, naturalmente ognuno di noi prosegue il suo percorso solistico, che è quello da cui siamo, con cui ci siamo anche incontrati. Per quanto mi riguarda, sto lavorando tanto sui nuovi brani, su nuove collaborazioni, anche su qualcosa di legato alla didattica. Well, my projects. Well, I've released three albums already, and so for the next one, I'm very superstitious. So I try not to talk too much about my projects, but besides, you know. Mm-hmm. This future project together, I have a few more ideas, and with countries from far outside, and but another project is to bring him to Asia, and so that we can tour in Asia too. But I have tons and tons of ideas, you know. In my last album, I wrote the booklet, and. And that was something I wanted to share with people, and I want to share with you. I want to say that, you know, music brings peace to the soul, as it does to mankind, and it's very important because, well, I think that through music, we can get the message out there, and we can make the world a better world in a very, you know, in our very little sphere. But if we can do it, you know. We should do it. Ebbene, quindi la musica di Lorenzo Perosi arriverà anche in Asia. Speriamo. Allora vi auguro buon lavoro per queste giornate di registrazione. Grazie per essere stati con noi. Grazie.